Benvenuti amici del canale. Allora, batteria collegata, come potete vedere, questo qui è il filo per lo shunt, l'alimentazione del positivo dello shunt. Ecco qua, gli spray dello shunt sono comunque quasi le 6 del mattino. Ho impostato i 23,5 volts per il passaggio alla rete, quindi già la batteria si è scaricata a 23,5, diciamo quasi 23,7, vedete 23,8, così è passata alla rete Enel. E diciamo che io avevo impostato a piena carica un 100 A, però diciamo che non era proprio al massimo, ancora qualche ampere entrava. Quindi diciamo che io ho impostato 100 A dallo shunt ed è arrivata proprio quasi, infatti, sui 100. Adesso sta ripartendo da zero e oggi vedremo durante la ricarica fin dove arriverà. Amici, qui ancora è in carica, stanno entrando come vedete quasi 54 A, 53,3, 53,4, la batteria a 79%, 83 A. Da quello che sto valutando, poi magari vi dirò con certezza che queste batterie, io ho messo una scarica che cioè, passerà a rete a 23,5 volt e quindi le celle le porterò intorno a 3 volts per cella e una carica di bulk di 28 volts, quindi 3,5 per cella, quindi diciamo già la sfruttiamo quasi al 100%. Queste batterie comunque dal calcolo che ho fatto con lo shunt in scarica e in carica dovrebbero essere intorno ai 105 A. Dichiarati la batteria dichiarano 100 A, ma mi sa che è qualcosina in più. Infatti qui loro dichiarano 100 A, ma mi sa che siamo sui 105 comunque e non stiamo andando sotto i 3 volts, che si potrebbe recuperare qualche ampere, magari arriverebbe a 108, ma neanche a sfruttarla, ovviamente quello è il limite per farla lavorare bene. E comunque è una batteria affidabile, abbiamo anche forse più di 100 A, già è una garanzia. Qua come se si riesce a vedere stanno producendo 1,7 kW, 1,720 kW, 710 kW i pannelli, quindi nelle batterie ancora stanno entrando ben 53 A, 1,4 kW diciamo. Tra 20 minuti le batterie sono complete, la batteria anzi, non le batterie, sono complete. Quindi ragazzi, che dire, da questo piccolo test ancora iniziale che sto facendo, che questa è la prima carica completa con il fotovoltaico, devo dire che veramente sono rimasto soddisfatto di queste EcoVorti batterie. Abbastanza, cioè fatte bene veramente. Comunque io vi ricordo ancora che comunque in questo video vi lascerò di nuovo il codice coupon che mi hanno dato la EcoVorti, mi ha dato la possibilità di farvi avere il 2% quando andate nel carrello e potete inserire il codice coupon che trovate in descrizione. E comunque se entrate tramite il link che sempre vi lascio qua in descrizione, dovrebbero farvi anche il 5%, oltre il 2% del codice sconto. Quindi sono riuscito a farmi dare questa opportunità per voi e per chi magari la vuole acquistare o vuole acquistare altri componenti che vendono sul sito EcoVolt. Ragazzi, io vi ringrazio ancora per questo video e casomai ci vediamo prossimamente ancora per testare ancora queste batterie.